Silvio, finalmente ho capito che tempo fa quassù. Hai visto? È da queste altezze che si spillano le migliori birre, Lorenzo. Ragazzi, state combinando qualcosa? Vedete, c'è qualcosa che non mi torna. Non so, ma c'è qualcosa che non mi torna. Ah, attenzione! Lorenzo, cosa hai combinato? Va bene, te la porti in magazzino, Anto. Te la porto subito. Faccio io, va. Va bene. Ragazzi, ragazzi. Quindi, Cheers! torniamo alle cose serie. Siamo a Milano, in zona Repubblica, Porta Nuova, e siamo al The Friends Pub, un vero British pub a Milano dal 2000. Attenzione, non è una birreria bavarese, non è un pub irlandese, non è un'osteria italiana, è una vera public house inglese dall'atmosfera cosmopolita, dove bere una buona birra spillata a regola d'arte da Silvio, Antonio e i loro ragazzi. Insomma, una cucina internazionale in un ambiente informale e fucking British. Ragazzi, prima di ogni altra cosa, le cose importanti. Cheers! Cheers! Viva! Cheers! Cheers, ragazzi! Cheers! 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 Ragazzi, quant'è che ci conosciamo? Conti fatti 8 anni, 2014. 2014. Il tempo vola quando ci si diverte, come si suol dire. Anto, il The Friends Pub ormai è un'istituzione a Milano, lo sappiamo. Sono 22 anni che siete qua, giusto? Nati nel 2000. Raccontaci un po' come è partita questa avventura mirabolante. Come nasce l'avventura? Nasce proprio da un'idea che è scaturita dopo aver fatto fare qualche progetto sul pub e abbiamo scelto fra un 6-7 progetti, questo pub in stile vittoriano così come lo vedete. Viaggio in Inghilterra alla scoperta di quello che più ci piaceva poter fare e per cucirti addosso il vestito che poi ci portiamo ancora oggi, che rispecchia un po' il nostro stile, no? Questo stile British, informale. Che possa dar la possibilità a tutti di poter sentirsi comodi nel salotto di casa. Questa Fighissimo, era fighissimo. un pochino l'idea di poter fare appunto un qualcosa che andasse bene per tutti, un locale cosmopolita, dove poter far sì che la gente potesse incontrarsi con facilità, semplicità e socializzare veramente al bancone del bar come se fosse tra le mura di casa. Figata. E tra l'altro attualissimo, ve lo dicevo oggi senza finti perbenismi, che dopo 22 anni è ancora attualissimo, adesso che sembra aperto ieri l'altro, ecco, per cui bello Ci bello. fa piacere. Molto bene, e nel 2014 avete avuto questa sfortuna di incontrare Ristoratore Top e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Abbiamo fatto tante cose, nel senso che sono davvero 8 anni che si lavora a più livelli, anche se una delle mie preferite, giunta alla terza edizione che è qua sul tavolo con noi, è il menù ingegnerizzato. Un particolare tipologia di menù che vi consente di vendere i piatti che più preferite. Silvio, ci vuoi raccontare qualcosa? Certo, con piacere. Prego. Siamo qui davanti al misfatto. Abbiamo iniziato proprio col menù. Mi ricordo quando abbiamo fatto il primo scambio di battute tra email e telefonate. C'erano più cose insieme, ma mi ricordo che tu ci avevi detto proprio partiamo dal menù, perché dal menù si genereranno poi quei soldi, quegli utili che vi permetteranno di fare altro. Di Infatti, investire successivamente. esatto, infatti poi abbiamo fatto altre cose, abbiamo fatto il sito, insomma, abbiamo fatto parecchie cose. Però il menù, per esempio, questa è la terza edizione, l'abbiamo diviso in due, il bere e il mangiare. Abbiamo creato il menu degli indizi per suggerire ai clienti quelli che sono i prodotti del mese. E poi abbiamo un menu dedicato per un evento che stiamo lanciando in questo periodo, che è il Sunday Roast. Proviamo a lanciare la domenica del pub. Certo. Infatti, dopo un percorso fatto insieme di tanti step, oggi una di quelle cose su cui ci stiamo concentrando è cercare di realizzare degli eventi settimanali, mensili, anche annuali, anche se per varie vicissitudini quelli annuali non sono ancora andati, e il Sunday Roast, l'arrosto della domenica, è uno di questi. Ecco. Si rifà proprio alla cultura britannica e prende nello specifico il giorno della domenica, quindi è proprio un evento settimanale, rispecchia Figata. tutti i canoni. Per E menù ingegnerizzato funziona o sono tutte favole? fare una battuta, no, no, funziona e funziona veramente. Io mi ricordo anche che qualche tempo fa avevamo proprio bruciato il nostro vecchio È menù vero. in funzione di quello nuovo e i risultati si sono visti. Tant'è che ne parlavamo con Antonio non molto tempo fa del risultato del primo anno del primo menù che fu un più 31% Sul fatturato, vero? sul fatturato Tanta roba. e ci lasciò a bocca aperta, fummo veramente E cos'era? estasiati. 2018?
Credo che si fosse 2018 come data. E poi 2019, che è stato l'anno prima della pandemia, appunto, dove ovviamente i fatturati sono stati ben ristretti, più 17%. Più 17%, quindi comunque nel complesso si passa quasi a un 40% sì, rotti sì, per cento. In più. Sì. Tanta roba, assolutamente. Funziona. Funziona alla grande. Abbiamo questa evidenza. Bene, mi fa piacere. È uno dei lavori di cui andiamo più orgogliosi, infatti è giunta la terza edizione, ci sarà un perché. E invece vi chiedo una cosa, visto che oggi stiamo bevendo da dei bicchieri molto particolari che in realtà nascondono un po' quella che è una vostra iniziativa che avete da sempre portato avanti e che insieme abbiamo un po' ottimizzato, diciamo così, che è quella dei Cavalieri della Pinta. Ci raccontate un po' come funziona? Allora, hai giustamente detto, sono dei bicchieri particolari, se li vediamo sono tutti e tre diversi, perché ogni bicchiere è rappresentativo di uno dei Cavalieri della Pinta. Nel mio caso questo bicchiere, Antonio ha il suo, tu hai il tuo, e i Cavalieri della Pinta rappresentano uno di quei concetti che abbiamo più volte ascoltato e imparato alle lezioni, che è il salotto buono. Da noi era nato in maniera involontaria, spontanea. Spontanea, sì. Sì. Poi spontanea. Quando loro sono venuti a conoscenza di questa elite, ci avete chiaramente detto di mettere il boost. Certo. E Antonio, se vuoi raccontare... Sì, mi ricordo proprio perché abbiamo poi enfatizzato questa parte, perché ai tempi si chiamava la Valle dei Re, che con noi aveva poco insomma a che fare. Insomma, la Valle dei Re era un nome un po' così, che era nato da... Una chiacchierata tra i nostri clienti più affezionati e quant'altro, ma anche solamente il nome Cavalieri della Pinta ci ha un po' più identificato e ci ha portato sempre di più verso quella che è veramente la nostra parte più forte, il nostro zoccolo duro. E questa cosa chiaramente piace un sacco di avventori anche abituali, ma non cavalieri, che non è una cosa così scontata. Spesso ci chiedono, ma come si fa a diventare cavalieri? Certo. Bevo tante birre, vengo tante volte al pub e Silvio spesso diciamo che invece è solo una cosa a livello empatico quasi, entrare in affinità con quello che è il clima del pub. E questa cosa incuriosisce un sacco il cliente abituale, dice come prendono il bicchiere di là, gli racconti la storia e la gente è affascinata e ci sono sempre più aspiranti, no? E secondo me dovremmo anche pomparla un po' di più, cioè gli dovremmo dare un ulteriore boost perché crea veramente aspettativa. Ci sono persone che, non ti dico tutte le sere, ma quasi, ma quando diventerò Cavaliere della Pinta? Certo, tentano di entrare. Possiamo andare a riprendere quel progettino nel cassetto che c'è da qualche tempo? Magari. Perché no? E poi una cosa che mi piace tantissimo nei Cavalieri della Pinta, che tra l'altro è un oggetto che avete aggiunto in un secondo momento al locale, è una rastrelliera bellissima in legno, fatta su misura per il vostro pub, dove i cavalieri ripongono il loro bicchiere. E questa cosa ovviamente anche quando un cavaliere entra nel locale e prende il suo calice davanti a tutti genera sicuramente, come dire, una spirale ascensionale che si vuole fare diventare parte dei Cavalieri della Pinta. Assolutamente. Si può dire che è un effetto wow ogni certo. volta che un cavaliere prende il suo bicchiere? Anche per i cavalieri, ve lo dico. Io sono alto 1 metro un vigorsol, ma quando mi sporgo lassù e cerco di prendere la mia pinta sono molto contento di farlo. Ecco. Bene, bene. Continueremo su questa strada. Per forza. Ristoratore top, lo consigliereste a qualche altro collega, ristoratore o publican? Se sì, perché? Prima tu, prima io? Vado prima io. Sì, assolutamente. L'uno perché è una community che non è uguale, se posso permettermi di dirti, dove non c'è gelosia fra ristoratori, anzi c'è molta complicità. E cooperazione. Assolutamente sì. Due perché i risultati, nel nostro caso, parlano chiaro. Grande Anto, una delle cose più belle che mi abbiano detto negli ultimi anni. È la verità. È la verità. Cheers. Evviva, salute. Anche io sono, ovviamente sono d'accordo con Antonio e lo consiglierei perché c'è bisogno di una guida, c'è bisogno di professionalità nel nostro settore e Ristoratore Top incarna proprio quella guida e quel faro da seguire, soprattutto per chi non ha ancora le idee chiare. Certo. Bene, giovani, grazie davvero per l'intervista, è stato un piacere. Ovviamente chiuderei con un altro brindisi e poi continuiamo a fare le cose importanti, cioè sbepazzare. Cheers! Perché è fatto mancare, ragazzi. Evviva! A noi! Cheers! Cheers, my friends!